fate pure le polemiche contro di me, ma smettete di attaccare e di fare polemiche contro il PD, perché attaccare il Partito Democratico oggi significa attaccare l'unico argine al populismo e all'estremismo di questo paese. È sull'unità del Partito Democratico che Renzi strappa il primo applauso alla platea della Casa delle Energie di Arezzo. È la prima volta che torna in terra aretina dopo il terremoto di Banca Etruria e lo fa in piena campagna elettorale per presentare il suo libro Avanti, evento che ha chiuso la festa dell'unità del PD aretino. Dentro 300 persone che hanno applaudito un Renzi più che mai convinto, fuori una sessantina di risparmiatori, tra cui Giovanna Mazzoni che con Renzi a Ferrara si era già scontrata. Lavoro, migranti, scuola e sicurezza, i temi dell'incontro. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Che l'accordo che ha portato a gestire l'immigrazione sul territorio italiano non l'ha fatto il governo dei mille giorni. L'ha fatto il governo Berlusconi ed è l'accordo di Dublino del 2003. Le conseguenze di quell'accordo le paghiamo ancora noi. Renzi viene interrotto due volte da una risparmiatrice di Ferrara che alla fine viene allontanata. Ed ecco l'intervento su Banca Etruria e l'annuncio di Renzi sulla sua candidatura al Senato proprio ad Arezzo. Io rivendico il fatto di aver fatto un intervento che ha salvato i correntisti di Banca Etruria. Non vendico! Perché senza quell'intervento sarebbe andato a guadagnare a un risparmio di persone che non cercavano niente. Qualcuno voleva far prendere Banca Etruria alla Banca Popolare di Vicenza, bel disastro sarebbe accaduto. Ma gli aretini lo sanno queste cose. Quello che non hanno capito, lo dico con rispetto, gli amici della stampa nazionale, è che se ad Arezzo si è preso più voti che nel resto d'Italia al referendum, se Arezzo continua a essere la provincia nella quale prendo più voti quando faccio le primarie, è perché quelli di Arezzo la sanno la storia. Ma non è che ti cambi di Arezzo, non è possibile. Allora, che mi cambio dal Senato, vedrai, guarda, se ne riparla. Io mi cambio dal Senato, non hanno voluto tenere il Senato. Allora, come fai il Senato?